Ciao a tutti da Joker Game. Come ho detto prima nel video precedente a questo, ho detto vado nell'altro stabilimento, che è quello delle banconote, a rifornirlo. Qua c'è già un valore di 171.000, ma è basso, quindi non vendo niente, faccio solo il rifornimento. Produzione fermata, capacità raggiunta 1 qua. Bene. Dopo. Ok. Vediamo se c'è da saltare il trasporto valori. Forse qui sicuramente. So, we know a security company is moving what we need. Infatti, qui ci sono i trasporti valori. Keep hitting their cars till you get the supplies. Sono 4 furgoni, devo beccare quello giusto. Ormai vedo tutto un lampeggio in fondo, 2 me ne ha dato sopra. No, sono di più, sono tutti nascosti. Perché sono vicini. Allora, il primo è qua sotto qua. E qui sarà magari fermo a un incrocio. Eccolo lì. Togliamo questi cavoli di missili, ok. Allora, le guardie giurate devono essere vicino al furgone. Adesso, per beccare quello giusto, devo sparare sopra le serrature. L'hai trovato, ma che fortuna, proprio il primo. È andata bene stavolta, veloce. No, perché fortunatamente non è ancora scattato l'allarme per la polizia, può succedere anche quello, eh. Però ecco, è scattato. Ho parlato troppo presto. Porca Eva, vabbè. Facciamo così. Andiamo qua dentro. Devo per forza scendere. Eh sì. Aspettiamo un attimo che si calmano le acque. Ho parlato troppo presto. Ma porca Eva, ho detto. Pensavo che stavolta non venivano, invece arrivano sempre, cazzo. Sono distante dai loro radar. Se scendono a piedi sono fregato. Guarda, però sono nell'angolo, non va su? Sei qua? È andato, no? È andato, è andato. Se ne sono andati, eccoli qua. Togliamo le armi. Cosa è successo? Non va su, come mai non va su? Andiamo in terza persona che voglio vedere un attimo. È fermo. Allora aspetta, facciamo una bella cosa. A questo punto devo liberare questo mezzo. No, la macchina mi serviva un camion, dire la verità. Vabbè, è pesante, la macchina non so se ce la fa. Andiamo in terza persona un secondo. Provo a dargli una spinta da dietro, vediamo. Ma il camion era quello più sicuro, eh. È
in questa zona mi sa che non ce n'è di camion. È pesante, eh? Vediamo se si muove adesso. Se non si muove vengo a prendere un camion. Beh, già. Niente, è fermo. Allora, ripigliamoci sta macchina. Mi serve un mezzo più grosso. Io che mezzi ho? No, il furgone piccolino non ce la fa, sto pensando. Mi serve un camion. E il camion sono al porto, andiamo giù al porto. No, questo Jeep è un 4x4. Proviamo con lei. Spostato però. Dai, è andato, no? Visto, con le buone maniere. Può succedere che rimani in un punto che neanche te lo aspetti che succede quello. È anche molto moleggiato come furgone, eh? No, proprio sto palo che sono quelli che non vanno giù. Ok, ci siamo. Prima che lo metto qua dentro qui, chiamo la moto. Got it. We're all good. LJT, logging out.
Yeah, so these supplies came in with a bigger shipment. You're gonna have to dig through the crates to find what we need. When you do, bring them in. Cosa c'è qua sotto? È verso il porto, eh? Cosa c'è lì? Penso che c'è, ecco, è un posto pieno di casse, dovrebbe essere così, con le guardie giurate. Prendiamo i missili. Vediamo un secondo da qui. Vedete? Con le guardie giurate le casse. Spero di riuscire a non farmi individuare, perché poi arriva la polizia e diventa più... Ok, cerchiamo sta cassa, queste cose. E già che c'era l'acqua. C'è sereno, si sta preparando qualcosa di potente. Io ogni volta penso che è la Rockstar che si incazza, cioè mi mente sempre questa cosa, quando arrivano i fulmini, queste cose qui.
Okay. Well, the supplies we found are in the hands of some pretty nasty people. Deal with those people and get us what we need. Questi mi sa che sono dei banditi, eh? Ah, sì. Qua sono vicino a... dovrebbero avere un... uno dovrebbe avere anche un pick up con montato sopra un mitragliatore, credo, eh. Intanto passo per vedere soltanto da qui. Ah, no, sono dentro un magazzino, sono dei cinesi, roba del genere. Cazzo, non siamo già arrivati, posso stare qui. Gente di colore. Si scopano. Fucking motherfucker. You're dead. You motherfucker. Tua mamma è una pazza. One of our people needs help. L'ho preso bene in testa. Okay. I'ma fuck you up. L'ho ucciso. Ok. Ah no, no. Dove sto andando? Scendi giù, Fra. Scendi giù, Fra. C'è. Ok, prese. Questo dovrei essere a posto qui, eh. Mi manca solo adesso la metanfetamina e ho finito. Ho finito il primo giro di rifornimenti. Quindi sono libero e posso andare a fare delle cose. Forse faccio un colpo della Cosacta, forse lo faccio. E c'ho anche da fare un colpo che è fermo dentro al garage da 300.000, quello da 290 sarebbe. Quello, la rapina dentro la Union Depository. E poi devo controllare il nightclub, come va? Ecco, io direi stare fermi così. Va bene così, secondo me. And we're still in business. All right. Perché? LJT with the sign off. Se ne faccio invece ancora una, scusate. Io la... ho deciso invece, facciamone ancora una. Ok, anche se costa poco. E voglio vedere io tutta la barra, per quello.
Well, I'm gonna be honest. I don't know where to get non those supplies. Non so dove recuperare queste scorte. I do know who will tell us where to get them. Ah, capito. Andare a pestare come find my pal's brother and sweat it. Two lavoratore. Seconds after that, dove sarà? The location we need. È vicino, dai. È dentro qualche cantiere qui, sicuro. Beh, bene o male sono quasi tutte somiglianti. Paura, eh? Ok. Vediamo dov'è? È rimasto lì? Ero massacrato qua. Andiamo più a sto furgone, va. Dov'è? C'è il parrucchiere. Comunque adesso appena ho un minuto mi rimetto il tatuaggio in faccia lì da guerra, da militare, perché e non lo tocco più, non vado più da un barbiere, perché se vai dal barbiere a fare i capelli te lo cancella e sono $50,000, costa, eh. C'è la pittura facciale da guerra. Io non lo sapevo questo. Io l'ho fatta per essere più mimetizzato quando vado a fare i colpi lì a Caio Perico. Così, più che altro è per... Ma anche sei mimetizzato se giochi online, però, contro altri giocatori, perché diventi meno visibile. Però mi piacerebbe ritornare online. Farò un video... che sono in strada e combatto contro altri giocatori. Voglio solo vedere se i online, i caschi, questi qui con la visione notturna funzionano, sperando, perché io vedo che funzionano soltanto quando faccio una missione, la finisco, ritorno poi qua dentro e vanno, poi non vanno più. Appena c'ho un cambiamento e mi sposto di qua o di là, non funzionano più, cioè diventano finti, cioè non è tanto bello sta cosa. Ok, dopo di qui partirà un altro video quando sto arrivando sulla zona metanfetamina, finisco quello e poi per il video di oggi mi fermo un attimo. Solo quando farò le consegne e basta. Un secondo, perché se vado e il veicolo non c'è, poi non c'è più, devo aspettare qualche minuto. Per riaverlo, basta, tutto pieno. Boh. Vediamo cosa dice. That's what we were looking for. LGT over. Ok, questo video finisce qui. Ciao a tutti, al prossimo video.